tutti questi giochi avevano delle grossissime fan base, e quindi io, ovviamente disprezzandone alcuni, ho detto: perché non facciamo leva su sti fan, facciamo dei video dissing, e la gente si incrudelisce e basta, cioè un format così per far incazzare, e ha funzionato benissimo. Poi dopo, col fatto che andando avanti negli anni, questi giochi continuano tipo a scopiazzarsi, Call of Duty 1, 2, 3, 10, 20, World of Warcraft, espansione, cioè è sempre uguale, quindi giochi di merda, è diventato indie di merda, si è sviluppato un po', no? Sono andato un po' più sugli indie, perché gli indie erano più originali, c'era una, quella curiosità che ormai i giochi mainstream non avevano. Il gioco mainstream era sempre quello. Call of Duty, bene o male, era sempre Call of Duty. Cioè, andava a finire che facevo sempre il solito video, perché sempre quello era. Sono nati personaggi tipo l'uomo merda, l'uomo ago, il pigmeo.